La FIDE riparte da Trento. Il Consiglio nazionale del 27-30 agosto ultimo scorso, con lo slogan Insieme futuriamo, ai docenti, presidi, direttori, gestori, diciamo: questo è il momento per dimostrare di essere una vera squadra. Siamo pronti a ripartire insieme per costruire laboratori di futuro, ascoltando i linguaggi dei giovani, dei genitori e con l'attenzione a tutto ciò che può aiutare gli attori della scuola a diventare onesti e responsabili cittadini del villaggio globale. Insieme per rigenerare la qualità della cura educativa, privilegiando il dialogo con le famiglie, perché all'eccellenza e all'affidabilità delle nostre proposte educative corrisponda la condivisione di tutta la comunità educante, ansiosa di regalare al futuro le perle preziose che oggi ci vengono affidate, i nostri allievi, i nostri ragazzi. Creare alleanza insieme per un coinvolgimento di tutti in un ampio villaggio dell'educazione che cambi il mondo, continuando a costruire reti a livello provinciale, regionale, nazionale, internazionale, affinché gli adulti possano essere testimoni qualificati, pietre miliari che sempre risplendono nella costruzione della civiltà umana. Quest'anno la FIDE riparte con le tre P: patto globale, educazione civica, educazione al volontariato, educazione ambientale e pastorale scolastica in ogni classe. Progettare insieme il futuro, scuola all'aperto, leadership condivisa, sistemi didattici innovativi, Erasmus Plus e avanguardie educative. Prendersi cura gli uni degli altri, inclusione, scuola come luogo di felicità. Queste le linee programmatiche dell'Assemblea FIDE elettiva. Il futuro comincia oggi, che si svolgerà dal 25 al 27 novembre 2021. Siete tutti invitati. Un anno scolastico di una scuola che guarda con speranza al futuro. Spero e mi auguro che il desiderio di sognare e sperare in grande per i nostri studenti sia sempre vivo e creativo. Con l'auspicio di Giovanni Paolo II, perché i giovani possano prendere in mano la loro vita e farne un autentico e personale capolavoro. Noi educatori dobbiamo saper trasmettere entusiasmo, far sognare, desiderare, avere speranza, saper stimolare ad una vera ricerca della verità, è la verità che rende liberi. Auguro a tutti voi di essere donne e uomini di speranza. Il mio saluto e augurio va agli alunni, alle famiglie, ai docenti, al personale, ai coordinatori, ai gestori delle scuole cattoliche, ma anche alla scuola tutta. Buon anno scolastico a tutti!